si è trovato a fronteggiare, ha esercitato, ovvero il comandante, il ruolo del comandante, il quale, consapevole che non poteva contare in mezz'ora 5.000 persone facendo un appello nominale, si è discostato dalle procedure e ha deciso di far scarrocciare la nave su un basso fondale e fare un servizio spola, ovvero un servizio che non è contemplato nelle procedure di abbandono nave, perché se il comandante non fosse investito, come dicono i francesi, il primo, ultimo dopo Dio, praticamente non avrei potuto fare quelle scelte. Quindi questa espressione sancisce anche quelle che sono state le modalità che hanno fatto evacuare 4.000 e oltre passeggeri a terra. Diversamente stavamo ancora con tanti passeggeri. Io vorrei ringraziare, non so se si sente il microfono, vorrei ringraziare i relatori presenti e naturalmente Franco per l'attenzione che avete dedicato a questo libro, perché leggere 608 pagine di inchiesta giornalistica in così breve tempo, da quando abbiamo in qualche modo invitato, questo per me è un punto di grande onore, perché 608 pagine sono stati il frutto di un lavoro davvero impegnativo, perché come dicevo prima in apertura, io desidero veramente puntualizzare un aspetto. Io sono una cronista e lo sono da più di 20 anni, non mi sarei mai prestata, anche perché lavoro in una televisione pubblica, non mi sarei mai prestata ad offrire, diciamo, per motivi di visibilità di cui non ho bisogno o per motivi diversi, diciamo, la mia penna in qualcosa, in un progetto in cui io, se non avessi creduto in questo progetto, non avrei scritto una sola sillaba di quello che troverete in questo libro. Ci sono alcuni, diciamo, punti toccati sia dal collega Andrea Manzi sia dall'avvocato tedesco, altri che meriterebbero di essere approfonditi, purtroppo il tempo non ce lo consente, però ecco, io so che so per un motivo molto semplice. So perché sono per strada, faccio la giornalista e mi capita di prendere il taxi, mi capita di stare davanti alle procure per giornate intere. Io parlo con la gente e in questo confronto quotidiano che ho con le persone, diciamo, con le persone della porta accanto, la prima e forse l'unica domanda che mi viene fatta quando vengono a conoscenza, si viene a conoscenza di questa mia inchiesta, di questo mio lavoro, è una sola: perché il comandante Schettino ha abbandonato la nave. Io so che in ognuno di voi alberga, vive sicuramente un convincimento, abbiamo spiegato dove nasce la convinzione, il pregiudizio che il comandante abbia abbandonato la nave quella notte. Allora io vorrei chiarirvi subito un concetto: l'abbandono della nave, che per l'accusa, per la procura è ovviamente un capo d'accusa, un reato, è da un punto di vista, diciamo, processo, quindi giuridico, un reato la cui pena è, come diceva l'avvocato, assolutamente irrisoria, ma per un comandante è un'onta, l'abbandono della nave è un'infamia. E allora perché mi sono avvicinata a questa inchiesta? Innanzitutto perché io stessa pretendevo delle spiegazioni. Dove le ho trovate queste spiegazioni? Io non le ho trovate nell'intervista al comandante Schettino. Io queste spiegazioni, queste risposte, io le ho trovate nell'inchiesta. Io queste risposte le ho trovate nelle testimonianze. Prima si faceva riferimento il comandante faceva riferimento alla capo infermiera Raluca Soare. Ebbene, questa testimonianza, che è ovviamente agli atti del processo e che l'infermiera ha ripetuto in altre sedi, compreso quella di Facebook, è una testimonianza, oltre ad essere toccante dal punto di vista emotivo, ci dà la possibilità di capire il momento in cui il comandante Schettino è costretto, e sottolineo costretto, a lasciare la Concordia. 21:45:07, il momento dell'impatto, il momento in cui il comandante Schettino lascia la nave, e vi spiego poi con quali modalità, è l'orario 00:17. Perché vi faccio questa precisazione? Perché
sempre nel tassì, sempre nel negozio di alimentari, sempre anche con il mio collega, io sono costretta a specificare una banalità, un qualcosa che è evidente anche alla procura, perché questo non lo dico io, lo dicono le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto. 0017, fotogrammi di un video, il video di Dario e Paolo, fotogrammi tratti da fotografie, telefonate della Guardia di Finanza, la G104. 0017 è il momento in cui la nave improvvisamente e in maniera inaspettata si rovescia, si abbatte sul fianco destro. Cosa significa? Che in questo momento la nave si sta piegando sul lato destro, ponte 3, lato destro completamente sommerso. Allora, dove sta il comandante Schettino? Il comandante Schettino si trova proprio su quel ponte. Con chi ci sta su quel ponte? Praticamente il ponte è stato completamente evacuato con il servizio SPOLA di cui parlavo prima. Circa 4.000 passeggeri sono già a terra. C'è una telefonata che irrompe nelle comunicazioni dell'unità di soccorso, che ci fa sentire attraverso un audio che è agli atti del processo, che dice di lasciare immediatamente quel lato perché, attenzione, attenzione, la nave si sta rovesciando, allontanatevi. Comandante Schettino aveva tre possibilità. Su quel lato, ormai completamente evacuato, c'era una scialuppa che era incastrata con i paranchi e non si riusciva a farla andare a mare. Questa scialuppa conteneva altre persone. Quali erano le opzioni? 0017, ponte 3, la nave si sta inclinando e repentinamente conclude il suo abbattimento sul lato destro. Quali erano le opzioni? Le opzioni erano tre: disincagliare quella scialuppa, quindi aiutando altre persone a mettersi in salvo, buttarsi a mare, farsi un bel tuffo nelle acque del Giglio, cosa che ha fatto il comandante K2 in seconda, Roberto Bosio, non per un atto di eroismo, semplicemente perché non è riuscito a raggiungere quella scialuppa. Quindi il comandante ha abbandonato la nave, l'ha abbandonata anche il comandante in seconda. Aveva piacere il comandante in seconda a farsi un bagno nelle acque gelide del 13 gennaio del Giglio? No, il comandante Roberto Bosio è stato costretto a lanciarsi in acqua perché non aveva il tempo utile, pochi metri, per raggiungere quella scialuppa. 0017, il comandante Schettino che cosa fa? Si rende conto che il capo lancia è entrato in panico e che cosa fa? Cerca di disincagliare quella scialuppa, prima opzione. Oppure si sarebbe dovuto lanciare in acqua, forse per un atto dimostrativo, non lo so per quale motivo. E poi c'è la terza opzione, che nessuno di voi, sono fortemente convinta che nessuno di voi ha considerato. Alle 00:17 quella nave era inclinata, stiamo parlando di un palazzo di 13 piani, lungo 300 metri, 54 metri di altezza, un palazzo di 13 piani che si sta praticamente abbattendo su un lato. Quindi siamo a 00:17, ripeto, il ponte 3 è completamente evacuato, dal lato sinistro sono rimasti forse non più di 50 persone. Nell'immaginario collettivo sembra che il comandante abbia abbandonato la nave con 4.000 persone a bordo. Non è vero, il comandante De Falco alle 00:28 era già a conoscenza che sul lato sinistro, il lato emerso, quello che è rimasto emerso, immobile per 3 anni e mezzo, c'erano 50 persone. Che cosa fa? Fa 2-3 telefonate, 00:28, 00:42, in cui viene a conoscenza che la nave è abbattuta di 90 gradi, ovvero il lato destro è affondato, e nella telefonata dell'1:46, telefonata fatta comodamente dalla scrivania della capitaneria di Porto di Livorno, circa 140 km dall'isola del Giglio, senza vedere la nave, fa una telefonata.
che poi, se avrò il tempo, spiegherò come è finita nelle mani di un mio collega, casualmente il giorno dell'interrogatorio di garanzia. Comunque fa questa telefonata, inutile, perché? Perché dà delle indicazioni imprecise ed errate, perché indica una biscaggina sul lato destro che non esiste, perché la nave su quel lato era affondata, e allora richiama il comandante dicendo devi risalire su quella biscaggina in senso inverso, una biscaggina che non esiste. Però quella telefonata l'ha distrutta. E se fosse esistita sarebbe stata una follia risalire in senso inverso impedendo ai passeggeri di mettersi in salvo per far tornare una persona sulla biscaggina sulla nave. Allora, siamo all'1.46, il comandante De Falco fa una telefonata inutile perché precedentemente era stato informato che a bordo c'erano 50 passeggeri tra persone dell'equipaggio ed ospiti della nave. Poi che la nave era inclinata di 90 gradi, doveva capire, se fosse stato, diciamo, in quel momento lucido, che la nave inclinata di 90 gradi vuol dire che il lato è affondato e la biscaggina è sommersa. Comunque, quella telefonata ovviamente ha condizionato sin dalle prime ore, diciamo, quella che poi è stata l'immagine del comandante Schettino, quindi l'immagine dell'uomo codardo, del comandante codardo che abbandona la nave. Ma voi siete a conoscenza che questa telefonata è stata preceduta da una telefonata all'1.11.34 del comandante generale delle Capitanerie di Porto di Roma, il comandante Manna, con il quale il comandante Schettino aveva coordinato quello che doveva essere il momento, diciamo, della gestione dell'emergenza. Il comandante Manna, che non aggredisce il comandante Schettino come risulta evidentemente dagli audio che sono a disposizione agli atti del processo, si ascolta il dato. E qual è il dato? Che la nave è inclinata di 90 gradi.